Venditalia 2022, altro stand, altro protagonista. Siamo allo stand della Arepla, un'azienda siciliana che vende e produce palette in tutta Italia, anzi io dovrei dire palette biocompostabili per l'esattezza, e ci troviamo con Luca Pennisi, il presidente dell'azienda. Luca, benvenuto. Grazie Fabio, grazie e buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questa assoluta esclusiva, questo brevetto che rappresenta il futuro per le palette nel ramo della distribuzione automatica. Sì, noi presentiamo un prodotto che già vendiamo da qualche anno per la distribuzione automatica, che è pienamente rispondente alla normativa della direttiva SUP. È un prodotto che risponde alla UNI 13432, la norma sulla compostabilità, e che ha ottenuto la completa certificazione rilasciata dal TÜV Austria per l'OK Compost. Quindi è un prodotto pienamente rispondente alla normativa che si decompone nel compost in 90 giorni, il cui fine vita va messo nel compost. E in 90 giorni abbiamo un fertilizzante, viene realizzato un humus, la prova viene fatta Fabio con la piantina, quindi poi viene coltivata la piantina del pomodoro. È un prodotto eccellente dal punto di vista tecnico, perché ha innumerevoli capacità e sostenibilità ambientale, uniamo le perfette performance di sgancio. È un prodotto che ai nostri clienti consente di convertire i loro impianti, il distributore, da plastica al nuovo prodotto biocompostabile in linea con le normative, senza effettuare alcuna modifica, senza preoccuparsi di questa transizione. E tu hai tra le mani sia una paletta singola che un pacchetto da 100. Che è una stecca da 100, e questo è il design che abbiamo fatto del prodotto. Dietro questo prodotto ci abbiamo messo tutto il nostro know-how, che è il pensiero di perché facciamo questa cosa. Noi, per esempio, il motivo, oltre a presentare il prodotto e a presentarlo a tutti i clienti, l'intenzione è quello di fare un prodotto che pensi al futuro e pensi alla sostenibilità dei nostri figli. Noi con questo prodotto, oltre a soddisfare le esigenze dei clienti, andiamo, assieme all'impianto fotovoltaico che ci consente di produrlo con l'energia del sole, andiamo a ridurre la CO2 della nostra produzione di oltre il 50%. E allora Luca, per chiunque desideri maggiori informazioni, considerando che voi avete copertura territoriale sull'intero territorio italiano, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni, magari una campionatura e chissà instaurare con voi una nuova relazione commerciale? Sì, il consiglio è di visitare il sito www.arepla.it, che è fornito di tantissime informazioni e delle certificazioni relative, e poi scrivere a info@arepla.it, verrete ricontattati e poi verrete visitati dal nostro team commerciale. Grazie, dunque grazie e benvenuto intanto sugli schermi di Vending TV. Io manco te l'ho detto, perché mi faceva davvero piacerissimo presentarti innanzitutto. Tu non sei un nuovo player, ma sei certamente un nuovo volto per gli amici di Vending TV. Ci rivedremo presto, parleremo ancora di Arepla e di quelli che sono i prodotti da voi realizzati e commercializzati. Questa è la stecca così come si presenta, appunto. Fabio, non è commercializzata, è un prodotto, e anche questa è una nota di orgoglio, è un prodotto completamente made in Italy. Questa è la nostra unità di vendita, ce ne vantiamo, abbiamo messo il tricolore anche nella scatola, perché è un prodotto ed è una filiera completamente italiana. Sì, io, perdonami, in realtà dicevo prodotta e commercializzata. E allora,
Ti ringrazio per la disponibilità, mamma mia quanto è pesante. Eh sì, il biocompostabile, una delle ragioni dell'ottimo funzionamento è che pesa il 30% in più della plastica tradizionale. Però risolve un problema enorme. Un problema enorme. La degradazione ha una proprietà di, nel compost, degradarsi completamente entro i 90 giorni. Abbiamo uno stadio iniziale al giorno 1, uno stadio intermedio al giorno 45, al 90° giorno abbiamo un humus che non contiene metalli pesanti, non contiene ecotossicità, è rinnovabile e si degrada assolutamente interamente. Beh, risolve davvero il problema. Luca, grazie dunque per il prezioso contributo, saluta a tutti gli amici di Vending TV. Ben trovati, per me è un debutto e speriamo di rivederci presto. Grazie, noi continuiamo per mostrarvi tutte le altre novità presentate qui a Venditalia 2022. Non andate via.